Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ieri c'è stata, e credo che Francesco Pignanelli ce lo possa far vedere, questa foto di gruppo che è su tutti i giornali, l'addio, la stampa scrive l'addio dei migliori, la marcia dei patrioti, sono queste due pagine a fianco perché c'è stata l'assemblea degli eletti del Mastro con Giorgia Meloni da una parte e l'addio di Draghi, l'ultimo consiglio dei ministri, questa foto sulle scale e Draghi che ha detto comunque i governi passano ma l'Italia resta. Allora vorrei sapere insomma come sta andando adesso questo passaggio, perché su un feeling, sui rapporti con Palazzo Chigi si è scritto tanto, però in effetti c'è questo contatto, ci sono i suggerimenti che arrivano anche sulla composizione della squadra? Ma guardi, no, c'è un contatto banale di una transizione ordinata in un paese normale. Non sono calati barbari quando ha vinto Giorgia Meloni, non è un marziano Mario Draghi che non comunica con gli esseri umani. C'è un passaggio di consegne assolutamente normale. Da qui la lettura che Meloni sarebbe diventata draghiana. Quando poi anche questo si sgretolerà, spero che non inizi fra una settimana che Draghi è diventato meloniano. Semplicemente vi è un passaggio di consegne frutto di una Repubblica normalissima. Beh, però, per e esempio, come potrebbe nome, essere diversamente? Il nome di Fabio Panetta, Draghi non c'è stato un passaggio di consegne. Come? Tra Conte 2 e Draghi non ci fu. È proprio questo il tema. Zero passaggio di consegne. È proprio questo il tema. Ci furono ministri che si rifiutarono. È proprio questo il tema. Vorrà mica equiparare Draghi a Conte o la Meloni a Conte? Sono persone che semplicemente sanno che in questo momento non rappresentano più solo se stessi o la loro parte, una politica, l'altra, rappresentano l'Italia, l'uno in uscita, l'altra in entrata, e quindi rappresentando l'Italia fanno ben altro che le ripicche di natura personalistica o politica. Questo è lo stile che Giorgia Meloni imprimerà a cinque anni di legislatura. Faccio questa domanda su quale sarà lo stile, perché in realtà la grande curiosità anche internazionale, anche della sala dei media internazionali, ma soprattutto nostra, è su qual è diciamo, il vero profilo, il chi è Giorgia Meloni, perché l'abbiamo vista nello stesso giorno diciamo, con questo profilo che lei sta descrivendo e contemporaneamente al comizio di Vox con il video, ieri lo abbiamo mandato in onda, si è visto insomma dappertutto il video di Vox che invece era un diciamo molto, molto forte, molto politico sulla vecchia, il vecchio stile. Il libro, diciamo. Soprattutto il libro Io sono Giorgia. Lo stile, la sobrietà, la ponderatezza, la moderazione, l'equilibrio con cui noi ci approcciamo a governare l'Italia in un periodo particolarmente delicato. Ma c'è una differenza tra lato leader del partito e basta leader guardare che si De Masi, c'è una differenza. Basta osservare De Masi. No, d'accordo, ma in altri tempi sarebbe stato di assaltare. In altri tempi. Invece è perfetto. No, ma mi scusi, quindi lei ha ragione, è proprio così, in altri tempi. Ma ognuno deve essere capace di svolgere la parte a cui l'Italia o il suo partito lo chiama nel in quel momento. Perfetto. Lì. Oggi questo è il nostro, è il momento in questi termini di assumerci le responsabilità della nazione. Lo abbiamo fatto quando eravamo in opposizione, votando l'invio delle armi, votando molte cose del governo Draghi. Ci mancherebbe non lo si faccia oggi che stiamo governando. Dopodiché se uno... Ci sarà questo cambiamento di stile anche nei confronti di quello che è stato invece forse il più grande, forte scetticismo, quello per esempio sui vaccini, sulla campagna vaccinale, sulla gestione della sanità? Guardi, sulla gestione perché della sanità noi continuiamo a pensare... Perché quello cambiare è difficile, aver occhieggiato ai Novax. Non abbiamo mai occhieggiato i Novax, però le ripeto esattamente quello che dicevamo prima. Speranza Zero Titoli avrebbe dovuto fare una serie di... assumere una serie di misure per prevenire oppure oltrepassare la pandemia. Siamo rimasti nel bel mezzo del quadro della pandemia, pietrificati perché Speranza era l'uomo con i neuroni concepivano soltanto le chiusure per affrontare la pandemia e ha scaricato sull'economia reale cose che non ha fatto. Poteva mettere in due anni... Ma voi sarete in grado di fare una campagna vaccinale convincente? Avrebbe potuto Speranza in due anni di pieni poteri emergenziali fare per esempio la reazione meccanica ventilata nelle scuole che oggi consiglia anche l'OMS? Sì. Perché gli edifici però, scolastici non sono però mi dica, d'accordo, cosa ha fatto, d'accordo chiuso il pregresso, filiere produttive. Cosa farete
sarete, diciamo, pronti anche lì ad avere un profilo. Noi saremo pronti a fare ciò che l'eventuale coda della pandemia comporta, senza obblighi, senza imposizioni. Perché questo è il nostro stile. E se fossero necessari gli obblighi, cioè se le persone non dovessero accettare di vaccinarsi o di usare le mascherine, se fossero di nuovo necessarie. Guardi, la nostra è l'area della libertà e da quelle non ci muoviamo. Bene, allora.